deve. Allora. No. Allora. Consigliere. Ma l'intervento del capogruppo della maggioranza, che insomma voglio dire è più di contenuto politico, è su quello che dobbiamo concentrare, perché ciò che diceva Gianni è la verità, i numeri, giustamente l'assessore al bilancio ha esposto i numeri, quelli sono i numeri del bilancio e si è limitato a questo, insomma, che già da per sé dai numeri un contenuto politico c'è, però a capire tutti questi numeri diventa complicato per noi e per chi ci ascolta ancora di più, però cerchiamo di ragionare intorno alle cose, perché intorno a questo dobbiamo discutere. Io ho visto nell'intervento del capogruppo Carucci, come dire, un intervento soft, un po' un intervento ad arrampicarsi un po'. Io capisco le difficoltà, siamo consapevoli che un anno di nuova amministrazione non si può pretendere che tutti i problemi siano risolti, siano affrontati e risolti in quell'anno. Quando Gianni faceva riferimento ad un rendicondo, come dire, morale, politico, amministrativo di un anno, perché un anno è trascorso, insomma, voglio dire, ci saremmo aspettati che ogni assessore, però non è obbligatorio, voglio dire, dicesse esattamente quello che ha realizzato o quello che non è riuscito a realizzare in questo anno. Il capogruppo ha cercato di ridurre tutta la questione, sempre, devo dire, con la testa rivolta al passato, perché non ce l'abbiamo noi la testa rivolta al passato, ce l'avete più voi. Perché boh, ritornerò su alcune cose che hai detto. Beh, ci saremmo aspettati. Ha ridotto quindi tutta la questione di un anno di attività, per quanto importante possa essere, alla riorganizzazione della macchina amministrativa. Punto. Che per voi è centrale, fondamentale, probabilmente. Noi l'avevamo affrontato, risolto e governato in armonia con la macchina amministrativa. Poi possiamo discutere se all'interno della macchina ci sono state delle dissidenze, ci sono stati dei provvedimenti, però come noi rispettiamo le vostre scelte, vi prego di rispettare le nostre senza mai pensare abbiamo messo riparo a che cosa, perché se entriamo nel merito del perché, e non voglio discuterne in Consiglio Comunale, furono tolte quelle posizioni organizzative, possiamo pure affrontarle e noi vi diremo il perché sono state fatte, non perché ci venne un capriccio, ma perché evidentemente si erano create delle situazioni tale che ci portarono ad assumere quei provvedimenti. Non erano gli unici, perché ce ne fu ancora un altro, poi è rientrato perché fu fatto un accordo, si raggiunse un equilibrio con l'altra unità di personale, un'altra ancora non ha voluto fare nessun accordo e poi ha avuto torto dal giudice. Non so come andrà a finire questa di queste altre due unità, però rispetto la vostra scelta, non la rispettiamo in pieno, a pieno, e perché no? Ritenete che quella sia una scelta utile e indispensabile al funzionamento e all'armonia, per usare questo termine usato da Carucci, bene. Però anche in questo caso hai fatto riferimento, come se avete preso questi provvedimenti perché in passato, hai usato proprio questa espressione, la critica non era ammessa. Da chi? Vorrei capire che significa la critica non era ammessa. Cioè il tentativo subdolo che hai fatto è quello che noi abbiamo tolto le posizioni organizzative perché questi due lavoratori ci criticavano? E non riesco a capirlo. La critica non era ammessa. Cioè, che significato? Io non riesco a capirlo. Ti prego di spiegarlo, perché altrimenti non riusciamo a venirne fuori da questa situazione. Pur rispettando, ripeto, le scelte che ognuno ha fatto. Non è come il fatto che avete la parola che avete utilizzato molto in campagna elettorale, anche dopo che avete liberato il paese, che parlate di liberazione, ma di che cosa?
dal nazifascismo o dalla dittatura del proletariato? Fatemi capire che c'era qui una dittatura che avete determinato la liberazione del paese. Insomma, i termini hanno un significato preciso. Quando si parla bisogna stare molto attenti. La liberazione ha un significato storico preciso, molto preciso, ed è legato a un particolare periodo triste della storia di questo paese. Quindi stiamo molto attenti. Però io vi dico, voi fate le vostre scelte, le fate liberamente, noi dall'opposizione le guarderemo, le valuteremo, le criticheremo, le approveremo, perché come è giusto che sia. Noi cerchiamo di esercitare un sistema, come dire, un metodo di controllo, che è il ruolo che ci spetta. Penso che l'abbia fatto pure il vice sindaco nella passata consigliatura. Non penso che questo rimprovero, questo appunto che gli hai fatto, come se non ha svolto fino in fondo il suo dovere. L'ha svolto, e come che l'hanno svolto gli altri? Hanno fatto bene, hanno fatto male? Non lo so. Penso che l'hanno fatto bene, hanno fatto il loro lavoro. E molte volte a noi sono stati da stimolo, ci hanno pungolato, ci hanno controllato. Io penso, rispetto il lavoro che hanno fatto, sempre, l'ho fatto io per 20 anni l'opposizione, l'ho fatta come se l'ho fatta. Eppure penso di aver aiutato in quel particolare contesto storico la maggioranza, che pure era schiacciante, abbiamo dato un contributo. Parlare di un anno di attività. E comunque io ritengo che un anno è un periodo lungo. E in un anno no, non è un periodo breve. Poi le nuove amministrazioni hanno 2-3 anni, hanno bisogno di 2-3 anni per mettersi in sintonia, per cercare di organizzarsi. Però comunque un bilancio l'avete gestito in un anno di tempo. Alcune scelte, come diceva già, ma non per voler fare polemico, ma sono scelte politiche, che vanno dall'aumento dell'IMU alla riorganizzazione degli uffici o quant'altro, le avete fatte. Su questo bisognava confrontarsi, su questo bisognava parlare, secondo me. E ognuno porta in consiglio il rendiconto, molto poco che sia, di quello che è riuscito a fare in un anno. Poi l'opposizione può condividerla, può non condividerla, può criticare, può non criticarlo, ma non abbiamo chiesto niente. Io penso fondamentalmente, se devo stare ai fatti, che il Paese vive un momento di difficoltà legato a tante cose, probabilmente legato anche al cambio dell'attività in questo anno, in questo periodo di assestamento che ha bisogno della nuova amministrazione. Ma penso che sia un Paese tutto sommato fermo, bloccato. Certo, c'è anche la crisi economica. Se io leggo alcuni dati che sono quelli che mi fanno capire, ad esempio per quanto riguarda l'edilizia, un incasso nettamente inferiore alla previsione sugli oneri di urbanizzazione, mi fa capire che non c'è attività, che c'è qualche cosa che non funziona, che c'è una crisi latente. E quelli sono i dati importanti, non sono cose, ma di questo non è che vi voglio addossare le responsabilità, è un dato economico significativo. L'altra consiglio comunale, l'assessore Ricci, sbagliando perché doveva farlo oggi quel discorso, lo fece su un'interpellanza, cercò di fare un rendiconto di quello che aveva fatto lui, di quello che ha fatto in un anno di tempo, ammettendo limiti, errori, difficoltà. Lo fece, era quello, lo dovevi fare oggi, non l'altra volta, perché l'altra volta non era necessario, era arrivato. No, vabbè, ma per dirti, no, ma io l'apprezzai, perché quantomeno uno viene ed espone e dice che cosa è riuscito a fare in un anno meno. Questo era il senso del discorso del consigliere Di Tano, ed è quello che ognuno di noi si aspettava. Naturalmente senza pretendere grandissimi risultati in un anno, in questo primo anno. Però una cosa la voglio dire, capogruppo, finiamocelo di guardare a quelli che hanno fatto gli altri, a quelli che sono stati gli altri. La dobbiamo finire, perché veramente siamo stanchi, altrimenti si innescherà sempre di più una polemica che non porta da nessuna parte. Non porta da nessuna parte. È da un anno che sento sulla turno, come si dice, no? È da un anno. Io probabilmente il centro-sinistra ha governato 20 anni e quindi si deve aspettare pure la critica. Sì, ma basta. Ognuno
sa, da ora in avanti, diciamo da ora in avanti, dopo che abbiamo fatto il consuntivo 2012, da ora in avanti si assume le proprie responsabilità, voglio dire, si pone rispetto al paese in base alle cose che fa la maggioranza e rispetto al lavoro che fa la minoranza. Però non potete toglierci o voler, come dire, limitarci nel... Il nostro compito è quello. Poi probabilmente siamo più esperti di voi perché abbiamo pure governato, ci viene un po'... Però non è da parte nostra, non c'è nessuna... Perché guarda, se avessimo voluto in questo anno utilizzare cattiveria, come molte volte è successo dall'altra parte, ve l'ho detto, non ripeto, insomma le cose, ma penso che saremmo stati molto più duri rispetto a quelli che abbiamo fatto e che abbiamo detto. Ci limitiamo naturalmente cercando di esercitare un oggi un diritto, un compito che, per cui siamo stati votati. Poi, insomma, voglio dire, questo paese elettoralmente, non dimentichiamo, spaccata a metà, metà ha votato per voi, metà ha votato per noi, insomma. Voglio dire, penso che il paese abbia bisogno di risposte, abbia bisogno di incoraggiamento, abbia bisogno di indicazione, di governo, l'ho detto l'altro giorno. E penso che questo sia il vero problema. Passato un anno, si chiude questo anno, farete il bilancio di previsione, imposterete la vostra programmazione futuro e in base a quello ci misureremo, valuteremo e ci confronteremo. Senza nessun pregiudizio e senza nessun tentativo di voler colpire chissà chi, anche sul personale, la dovete smettere di pensare a noi. Fate tutte le rivoluzioni che volete, tutto quello che volete, noi vi giudicheremo fra un anno, fra due anni, quando vedremo quali saranno i risultati. Per il momento, ma lasciate stare noi, perché quello che abbiamo fatto noi ormai è passato, è finito. Io questo lo voglio sottolineare con forza, perché le cose fatte anche in passato sono state fatte in maniera ragionata, prendendo dei provvedimenti, assumendoci le nostre responsabilità. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, non lo so. Io penso che abbiamo fatto bene quando le abbiamo prese, perché c'erano le motivazioni per prendere. Però basta con questa cosa e basta con la liberazione del paese, basta, perché non c'è da liberare nessun paese e non avete liberato nessun paese. È un gioco democratico quello che è successo, una volta vince uno, una volta vince l'altro, ma non avete liberato il paese da chissà quale dittatura. Grazie consigliere Lippolis. Capogruppo Carucci. Allora, io credo che l'intento ogni volta che si interviene è quello di cercare nel possibile di alzare il livello. E livello lo abbiamo alzato per esempio nel Consiglio scorso quando ci siamo confrontati, diciamo, su argomenti di un certo interesse per la comunità. Quello che io volevo dire col mio intervento non è, diciamo, di critica e di sguardo rivolto al passato. Io ho voluto soltanto dire che quando un'amministrazione si insedia, per poter guardare avanti deve guardare il presente. Dico, cosa sta? Per esempio oggi, qui c'era la Guardia di Finanza che chiedeva documentazione relativamente al modo in cui viene gestito il patrimonio. Ora, questo non è un problema della vostra amministrazione, è un problema che noi ci ritroviamo, perché dobbiamo capire, ci stanno i contratti di fitto, ci stanno i contratti di comodato, ci stanno i contratti con le associazioni. Per noi questo è fondamentale, perché se vogliamo dire con serenità realizziamo un anello stradale, diciamo, migliore della circonvallazione, che magari adesso diciamo sia ristretto per motivi di traffico, per l'ampliamento della città, lo dobbiamo poter fare in estrema serenità, cioè partendo da dei punti fermi che non sono, ho detto, una colpa o un dolo delle amministrazioni, ma sono purtroppo andazzi storici. Cioè quello del problema del patrimonio non è un problema del comune di Albrobello, è un problema di tutti i comuni. E torno a arrivare. Quindi dei nuovi amministratori di fronte a questo problema devono cercare di fare i nuovi contratti, di regolarizzare le situazioni. Cioè ci sono delle situazioni che vanno affrontate senza perdere più tempo,
vanno rimessi a posto non per colpo o per dolo, ma semplicemente per situazioni che si protraggono dal passato. La stessa situazione è quella cioè voglio dire, è normale che devi mettere dei paletti, dei punti fermi per poter orientare l'indirizzo politico-amministrativo in una certa direzione, se no significa diciamo parole basta, questi sono fatti, come anche fatti sono nel contenzioso, e anche qui né per colpa né per dolo, lasciamo stare la politica pure, ma vedersi arrivare una richiesta di 15 milioni di euro di danni, seppur assurda, per un amministratore nuovo che si affaccia alla vita politica, dice scusa ma chissà dove Steven, cioè dov'era, ma non in termini di accusa, perché sappiamo benissimo che la richiesta è fuori luogo, però noi dobbiamo prendere i provvedimenti, dobbiamo assumere delle situazioni, dobbiamo confrontarci tra di noi, dobbiamo dire serve un avvocato, non serve, serve una comunicazione, cioè voglio dire, di fronte a così tante problematiche che magari vanno col dibattito diciamo in consiglio comunale fatte presente alla cittadina, e se noi per davvero dovessimo pagare 15 milioni di euro di danni, che cosa succede ai bilanci di questa amministrazione? Allora noi non possiamo pensare che sia facile non affrontare questi e mangiarsi la testa 3 giorni, 4 giorni, una settimana su questi problemi. Cioè, questo io voglio dire, per guardare al futuro, necessariamente un punto della situazione, che ripeto per l'ennesima volta, né per colpa né per dolo, ma per scelte politiche, per situazioni particolari che si sono create, adesso noi praticamente in qualche modo dobbiamo affrontare. E allora voglio dire, il contenzioso, anche questa storia della transazione, io ci ritorno perché, siccome stiamo parlando del bilancio, ma io mi chiedo, vogliamo intanto mettere un paletto e finirla? Noi da oggi in poi sappiamo che il problema è terminato, ci sarà sul passato. Non è che possiamo noi diciamo, dire a un giudice no, tu ti fermi o non continui nella tua valutazione. Cioè io non lo so, poi vorrei che il sindaco che è esperto in questa materia ci delucidasse in merito. Allora voglio dire, ma intanto noi abbiamo fatto una scelta, chiudiamola, intanto la chiudiamo. E mi sembra che indipendentemente diciamo da quelle che sono state le scelte politiche fatte in passato, noi avevamo il dovere di farlo, e forse ben vengano le nuove amministrazioni, è magari anche più facile prendere una decisione di questo tipo. La stessa questione della gestione dei servizi, io torno ad insistere su questa storia, è probabile che con una nuova amministrazione diciamo fosse la scelta fatta, e noi l'abbiamo fatta, caro consigliere Di Tani, in epoche non sospette queste scelte, quindi siamo stati veramente capaci di fare una scelta politica, perché non si può dire che oggi, siccome sono successi i problemi giudiziari, Alvaro Bello ha scelto dall'inizio, come siamo entrati abbiamo fatto questa scelta, lo abbiamo detto in campagna elettorale, lo abbiamo fatto subito, quando ci sono stati i primi provvedimenti, le prime scaramucce anche dialettiche in consiglio comunale, abbiamo parlato di questa cosa, quindi non si può dire che noi siamo stati opportunisti o abbiamo fatto, forse qualche altro comune, ma noi siamo stati i primi a fare questa scelta e oggi ci stanno venendo tutti dietro. Allora voglio dire, questo per quanto riguardava il discorso relativo alla transazione, se purtroppo si incassa di meno di oneri di urbanizzazione, c'è una crisi che impedisce, non i costruttori, al committente di dire vieni a farmi lavori a casa perché non ci sono liquidità e io sono un tecnico, noi che cosa possiamo fare? Possiamo studiare una qualche linea, come l'altra sera parlando di Trulli ci siamo detti se non fosse il caso in qualche caso di trovare delle strade per agevolare chi fa questo tipo di ristrutturazione, ma dopodiché non è che possiamo regolare diciamo le condizioni della crisi internazionale. E poi questa storia, io quando parlavo di che la critica non era ammessa, volevo semplicemente dire, che anche qui, perché bisogna stare attenti a come si interpretano poi, perché se voi volete interpretarle in questo modo siete liberi di interpretarle.
Io dico che noi ci siamo posti in un modo nuovo. Non parliamo, non usiamo la parola diverso, perché sennò poi entriamo in questo. In un modo nuovo. Cioè io mi riferivo alla critica che i cittadini ci fanno. Cioè oggi i cittadini vengono e ci criticano tranquillamente, perché intanto sanno che la porta del sindaco è sempre aperta, li riceve tutti i giorni, e quindi anche questo nostro porci di fronte alla critica poi porta, voglio dire, a quelle che sono le considerazioni della gente, e noi siamo qui nel rispetto anche della gente. E quando parlavo dell'opposizione pure, io volevo semplicemente dire che ci sono argomenti e valutazioni, diciamo, che certamente con lo stimolo vostro noi possiamo fare meglio, no? Probabilmente, dico probabilmente, in tanti anni forse uno stimolo e un pungolo maggiore avrebbe portato, in considerazione di qualche tipo di problema che si è verificato, magari a scelte leggermente diverse, perché si diceva proprio il già assessore Carparelli l'altra sera diceva che dalle interpellanze molte volte veniva fuori, diciamo, uno stimolo anche a cambiare idea sul modo, diciamo, di atteggiarsi alla risoluzione dei problemi. Noi, tra l'altro, ci siamo ritrovati davvero di fronte a dei grossissimi problemi. Per esempio, io ricordo che uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare proprio insediandoci fra capo e collo è stato quello delle antenne, che ricordo avevamo molta paura, non la paura ovviamente dell'inesperienza, ma che pure abbiamo dimostrato brillantemente di affrontare. Ora voglio dire, io quando abbiamo fatto la campagna elettorale è evidente che sui palchi, sulle cose si dicono delle cose a volte anche simpatiche che fanno, diciamo, scena, no? Per cui quando parlate del dispensare l'esperienza, per esempio, ma era un modo, diciamo, ironico di dire certe cose. Si cerca di fare il meglio, cercheremo di fare del nostro meglio, probabilmente. Ecco, io riconosco un limite, probabilmente noi dovremmo comunicare un po' meglio quello che facciamo e quello che abbiamo fatto in questo anno, perché se fosse stato comunicato meglio probabilmente sarebbe stato recepito che non c'è qualche cosa di fermo, ma c'è qualche cosa, diciamo, in movimento, che magari, diciamo, adesso ha la possibilità di indirizzare ancora meglio la prospettiva futura. Tutto qui, era soltanto una precisazione, diciamo, a replica di quello che è stato detto. Grazie. Grazie capogruppo Carucci. Assessore Perta. Sì, volevo giusto dire due o tre cose. Il consigliere Ditano poc'anzi ha detto che ho fatto un'elencazione dei numeri nel bilancio, ma il bilancio è fatto di numeri, voglio dire, non è che è fatto di poesie o è fatto di filosofie, il bilancio è fatto di numeri, per cui io ho cercato di mettere in evidenza quelle voci più significative, dove c'erano differenze più significative fra l'anno 2011 e l'anno 2012, ma il bilancio di numeri è fatto, per cui di numeri dobbiamo parlare. Poi se mi parli di scelte, non mi sembra che questo assessorato qualche scelta non l'abbia fatta in questo primo anno di attività. Come ha detto poc'anzi anche il capogruppo Carucci, voglio dire, la scelta della gestione servizi crediamo che è stata una scelta importante, una scelta coraggiosa che questa amministrazione ha fatto. Io in prima persona, qui ne testimonio il sindaco, il 10 maggio dell'anno scorso, cioè il giorno dopo che siamo stati eletti, due giorni dopo che siamo stati eletti, ho partecipato insieme al sindaco alla assemblea dei soci della gestione servizi di approvazione del bilancio 2011, e strada facendo al ritorno da noi quattro con il sindaco ho detto: sindaco, io forse i numeri che abbiamo letto, così come sono stati esposti e così come il primo approccio che ha avuto con questa società, non ho avuto a naso, a pelle, non ho avuto un approccio
che mi è piaciuta, insomma, gliel'ho detta al sindaco dal 10 maggio dell'anno scorso, non gliel'ho detto dopo che è stato, ci sono stati gli atti al presidente della Censum, insomma, per cui voglio dire, queste decisioni, queste valutazioni noi le abbiamo fatte con largo anticipo. Lo stesso con Versano, l'abbiamo vista poi la decisione finale qual è stata. Tu parlavi prima di scelte elettorali, di campagna elettorale, ma non mi sembra che sia questo, perché è durato 2 giorni il Consiglio Comunale, c'è stata la prima seduta, poi c'è stato l'aggiornamento al giorno dopo, perché è stato molto dibattuto questa decisione, e quindi alla fine il Comune di Conversano ha fatto la sua scelta. E non è escluso che lo stesso noi Cattaro ci ripensi sulla decisione già presa in passato. Per cui voglio dire, questa larga maggioranza di cui parlavi lunedì nel precedente Consiglio Comunale, poi a quanto vedi non c'è stato, non c'è. Per quanto riguarda il discorso dell'IMU, è vero che io ho dato atto al ragionier Pugliese, al responsabile di ragioneria, che ha contribuito nel centrare il gettito che questa tassa avrebbe dato a questo comune. Però le scelte politiche credo che le abbiamo fatte noi, io forse più di qualche altro componente della maggioranza, perché questa differenziazione, questa diviso l'aumento delle aliquote, dell'aumento delle percentuali fra le attività commerciali, attività industriali e gli altri fabbricati facenti parte degli immobili di questo comune, credo che sia una scelta politica. È sotto gli occhi di tutti, basta sentire un telegiornale questi ultimi giorni, gli orientamenti a livello centrale, a livello dello Stato, manca a farla apposta, sono verso la stessa ottica, verso la stessa direzione che noi abbiamo fatto a settembre, quando abbiamo fatto la differenziazione delle aliquote IMU. Per cui credo che qualche scelta politica l'abbiamo fatta. Poi stiamo lavorando anche con la SIS, la società che cura l'appalto dei parcheggi pubblici, affinché si migliori e si ampli le zone di parcheggi pubblici e si riesca ad avere da questo capitolo il maggior gettito possibile, proprio perché non vogliamo affondare le mani solo nei cittadini di Alberobello, anzi, al contrario, vogliamo cercare di avere un gettito maggiore dai turisti, dagli stranieri, da chi viene a visitare questo paese, visto che in un certo qual modo, un certo flusso turistico questa città ce l'ha, per cui è opportuno fare. Per cui nelle tasche dei cittadini con l'IMU abbiamo cercato di prelevare il giusto gettito, il minimo necessario per poter far andare avanti la macchina amministrativa. Altra scelta politica che abbiamo fatto, l'abbiamo vista allo scorso Consiglio Comunale, abbiamo aumentato gli spazi pubblicitari, mi sembra, no? Questa è un'altra scelta che abbiamo fatto affinché ci siano maggiori entrate da questa voce. Per cui, voglio dire, questi credo che siano delle scelte politiche. Per quanto riguarda invece il discorso del rinvio della discussione in merito all'approvazione del bilancio, non è perché il 29 aprile la maggioranza non era pronta, io non ero pronto a relazionare, ma l'unico motivo è stato quello che voi avete chiesto sia nella commissione dei capigruppi e sia nella commissione bilancio. Voi,
Voi avete chiesto maggiore tempo, noi abbiamo ritenuto che avevate bisogno di maggiore tempo per approfondire gli atti, per cui abbiamo ritenuto maggiore tempo, per cortesia, e quindi abbiamo rinviato il punto all'ordine del giorno. Grazie consigliere e assessore Perta. Spegni un attimo, grazie. Prego consigliere Ditano. Premesso che avevi fatto un intervento bello, stavo per dire, il mio intervento iniziale ha ottenuto il suo frutto, perché hai elencato davvero le scelte che avete fatto. Il mio intento era proprio quello di far venire fuori le scelte politiche, e l'hai fatto, per cui io ho avuto successo a dire quella cosa. Fammi finire, io non ti ho interrotto. Non è vero, ma ascoltiamo, io ho detto che le avete fatte le scelte. Oh, fate finire parlare, fai finire parlare. Diciamo sciocchezze. Mi sa, è la stessa cosa che mi ha detto il capogruppo, l'ho ribadito anche a lui. Tant'è vero che a un certo punto mi sembrava che stessi duplicando le risposte che aveva già dato lui. Questo è la verità, solo questo. Io volevo una esplicitazione di questo, e l'hai fatto, l'hai detto. Come mi hai detto la questione dell'IMU un'altra volta, certo, l'IMU, e rifaccio l'esempio, la cifra è giusta, il bilancio avrebbe necessitato di quelle cifre, però quando si fa una scelta di tassare di più una tipologia piuttosto che un'altra, è una scelta che noi non abbiamo condiviso. Questo è che andava detto e che ho detto. Allora, se si decide di applicare un aumento del 22% sulla prima casa in percentuale, è una scelta politica. Allora noi avremmo fatto una scelta diversa, avremmo applicato un'aliquota inferiore alla prima casa e avremmo applicato un'altra superiore alla seconda casa. Quella è una scelta politica. Io di questo sto parlando, non di cifre. Perciò ti ho detto, i numeri sono sterili, la gente non vuole sentire i numeri, la gente vuole sentire come le risolviamo le problematiche. Questo intendevo dire nel mio intervento. E mi hai dato anche un'altra possibilità, citando la questione di tutti i comuni che adesso vogliono uscire dalla gestione dei servizi. Se andiamo a leggere il verbale, in chiusura del mio intervento, io vi ho chiesto, ma perché non abbiamo aspettato il 21 maggio, così come era suggerito? Perché anche noi avremmo potuto dare il nostro contributo, perché no? Questo è stato detto, andiamo a leggere il documento, io l'ho scritto, non è che non l'ho scritto. Abbiamo lasciato aperte delle porte, in chiusura io dicevo aspettiamo il 21 maggio, l'avremmo condivisa questa scelta, perché no? E quando mi riferivo alle scelte elettorali fatte dal comune in questione, era quello di Conversano, è ovvio che non è quello di Alberobello, qui si va parlando da gennaio, mi hai confermato addirittura dal 10 di maggio questa vostra intenzione di uscire. E quindi anche qui forse avrei fatto enormi calcoli sui vantaggi di questa operazione, e io vi auguro, mi auguro a noi e alla nostra città, che questa scelta sia vincente, perché altrimenti collasseremo noi per questa scelta, collasseremo e tutti quanti avremo il problema di questa scelta, non solo voi. Io vi auguro che sia vincente. E chiudo, io ho partecipato alla commissione unita quando abbiamo parlato del conto consuntivo. Noi non abbiamo chiesto nessun rinvio. E vi dico un'altra cosa, il sottoscritto si è dovuto barcamenare sabato e domenica per cercare di capire qualche cosa, e quando ho saputo dai miei colleghi, perché il giorno del preventivato per il Consiglio Comunale non ho potuto essere presente per motivi urgenti miei personali, ho saputo che loro avevano accettato il rinvio. Io mi sono arrabbiato con loro, e mi sono arrabbiato. Altro che diciamo che noi abbiamo chiesto il rinvio. Grazie. Grazie consigliere Ditano. Grazie. Ci sono altri interventi? Sindaco. Sì. 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 Prego.
Io nel primo consiglio comunale parlai di collaborazione, l'ho ribadito nello scorso e lo confermo ancora. La collaborazione, anche se a volte diventa chiaramente aspra, e quando è costruttiva, ritengo sia utile per la città, utile per quello che è il contributo che tutto il Consiglio Comunale può dare di apporto alla città. Voglio assicurare gli aberobellesi che, con tutto il rispetto di quelli che sono seguiti nel tempo, l'assessore al bilancio che oggi questa giunta, questo comune ha, riteniamo sia forse il migliore per competenze, per professionalità, perché non dimentichiamo che stiamo andando anche a livello nazionale, non solo, anche la Sicilia è un esempio, nella direzione dei tecnici. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere un assessore al bilancio che è un tecnico, quindi sa leggere molto bene i numeri e li sa chiaramente far ritornare sempre positivi per quello che è il bene della città. Una cosa non ho sentito da nessuno, interventi tutti intelligenti, tutti costruttivi, tutti di qualità, senza dubbio, ma non ho sentito parlare da nessuno di spending review. Io ritengo che tutte le nostre scelte e le scelte che faremo in prospettiva sono dovute alla spending review. In base a quella noi dobbiamo necessariamente muoverci e saperci muovere, perché chiaramente questo è il contesto nazionale e di seguito dobbiamo comunque essere noi all'altezza di contenere sempre la spesa. Per quanto riguarda le scelte, molto ho sentito da tanti, e lo ribadisco, una scelta politica è, amici di opposizione, portare da 4 a 6 le posizioni organizzative, una scelta politica è rientrare con la gestione dei servizi, che comunque nel quinquennio ci farà recuperare circa 800.000 euro. Una scelta politica è riorganizzare l'ufficio tecnico con il nuovo responsabile. Una scelta politica è quella di pagare anche i debiti fuori bilancio per non creare altri contenziosi. Una scelta politica è quella di assumere e collaborare con un segretario al 50% in riferimento alla spending review. Una scelta politica è mandare Lorenzo in prestito a Conversano e quindi recuperando il 50% delle risorse economiche. Una scelta politica è mandare il comandante Peppino Rutigliano al 50% a Locorotondo. Quindi ritengo che le scelte le abbiamo fatte, e le abbiamo fatte nella direzione della spending review, perché comunque è questo quello che premia tutti quanti noi. Per quanto riguarda noi, quello che più o meno abbiamo fatto, è una scelta politica, è stata anche quella, e con orgoglio tutti quanti l'abbiamo accolto, avere il rettore del Politecnico ad Aberobello, e non è facile avere la sua presenza. Una scelta politica è quella di recuperare, e non si faceva da 3 anni, anche le luci votive al cimitero, e abbiamo recuperato circa 60.000 euro e questo comunque è un introito per il Comune. Quindi riteniamo che le scelte le abbiamo fatte, ma il concetto, lo ripeto ed è forte, è nella direzione, purtroppo, perché dobbiamo amministrare, dico purtroppo perché è così, amministrare nella direzione della spending review. È chiaro che quando poi alziamo il livello nel contesto del Consiglio Comunale perdiamo di vista quello che è il nostro obiettivo, che sono sempre, lo ripeterò sempre, Aberobello e gli aberobellesi. Grazie. Grazie Assessore Miccolis, consigliere Carparelli, prego. Grazie, ma un intervento brevissimo che veramente non volevo neanche fare, perché venendo in consiglio comunale stasera mi sono augurato, mi auguravo, l'ho detto anche ai miei colleghi, speriamo che non viene fuori il discorso del rinvio, ma non per qualcosa, perché poi alla fine, anche per non ammettere che in un certo senso mi sento un po' fregato, ecco, proprio alla luce di quello che ha detto il consigliere Di Tano. Quando alla commissione, è stata fatta la commissione, no, dei capigruppo per affrontare l'ordine del giorno,
perché è bene che, se no la città crede che abbiamo rinviato, noi non abbiamo rinviato niente e non crede neanche scritta a nessuna parte la richiesta di rinvio da parte dell'opposizione. L'unica cosa che è successo nella conferenza dei capigruppo è l'ordine del giorno, diciamo l'ordine cronologico dell'ordine del giorno. Quando mi sono reso conto, noi avevamo presentato 4 interpellanze, colpa mia perché non avevo letto bene il regolamento, però diciamo ero abituato, siccome vedo che voi molte cose nostre li state un po' mutuando, anche il comportamento, ho visto che le interpellanze non ci stavano nell'ordine del giorno, perché il Presidente disse c'è l'articolo 18 o 16, ma non mi ricordo quanto è, vabbè dissi io. Se rispetto di regole, dissi io, perché devo dire le cose come stanno, è la verità, poi oltretutto, ci deve essere per tutto. Le interpellanze non si possono mettere, però voi dovete presentare la documentazione che riguarda, sto mettendo, che riguarda il bilancio almeno 20 giorni prima, ma è finito lì, perché poi alla fine il Presidente Pugliese si precipitò nell'ufficio ragioneria perché mancavano dei documenti, si precipitò in ragioneria, tornò indietro, i documenti saranno pronti tra oggi e domani. Però il discorso è finito lì. Arriviamo in Consiglio Comunale, il Presidente legge l'articolo 49 del regolamento, la questione sospensiva, se non ricordo male il 49. Sì. Veramente per noi è un fatto anche nuovo, no? Vabbè, può darsi, vogliono un po' di tempo, non ho pensato. E mi dovete credere, perché io poi non riesco mai a parlare col cervello, parlo sempre con il cuore. Mi dovete credere, io ho pensato a tutto, tranne al discorso che ho fatto io in conferenza dei capigruppo. Vabbè, giustamente però, forse Gianni ha raggiunto una cosa, quando dice lo dovevate discutere, io sono d'accordo con lui. Perché stasera ci ritroviamo, l'assessore al bilancio che dice, al di là della bravura, della cui sono d'accordo, perché discutere il bilancio, per colpa mia, in tutti questi anni, i numeri, le cifre, mi preoccupavo solo ed esclusivamente di alcuni servizi. Perché dicevo, ma queste somme stanno veramente qui? Allora cercate di capire un po' come funziona il bilancio. La sospensione non l'abbiamo chiesta noi. Non abbiamo chiesto noi, l'avete chiesto voi in Consiglio Comunale, noi abbiamo fatto un errore ad avallare la vostra decisione. Però forse era meglio se non se ne ha parlato proprio, era finito, volevamo, ce ne andavamo tutti quanti, no? Cioè tutte queste cifre dette, io ho ammirato molto il capogruppo, quando per me le cifre sono un po'... è una cosa che per... gli addetti ai lavori, forse è sbagliato anche ammettere quelli che ha messo tu e quelli che sto mettendo io. Forse è sbagliato per uno che fa politica e che si deve occupare dei bisogni di un paese. Però io stasera veramente, per abitudine però, non perché lo dice qualche regolamento, non lo dice nessuno, però per abitudine mi aspettavo una relazione politica al conto consuntivo, non che non avete fatto niente, io non dico questo, non lo penso neanche, ma su quello che avete fatto in questo anno. Perché è vero che il bilancio di previsione l'abbiamo approvato noi, tecnico, un bilancio tecnico, però c'è stato il riequilibrio, c'è stato l'assestamento e adesso il consuntivo. In un anno io penso che delle somme sono state spostate, visto che, dici no, noi abbiamo fatto delle scelte, avete fatto anche delle scelte, importanti, ben importanti, questo non riguarda noi, poi sarà la gente a decidere quando sarà, però le persone vogliono sapere, in questo anno chi ha votato l'amministrazione Longo? Ho fatto bene o ho fatto male? Allora le persone vogliono sapere i fatti, non i numeri, perché i numeri sono così freddi, quei numeri, questo, io francamente non è che... i fatti. Abbiamo aumentato l'IMU, per esempio, però abbiamo aumentato l'IMU perché il nostro progetto è fare questo, questo, questo e questo. Poi i chiacchiericci di paese. Si è sempre parlato di questo fantomatico buco nel comune, che io veramente, ancora adesso, perché se c'è un bilancio sano, c'è una madre d'amministrazione, vuol dire che il bilancio, sono stati rispettati tutti i parametri, vuol dire che il bilancio è stato fatto, approntato bene e sta andando bene. Quindi non credi che i cittadini si devono preoccupare, giusto l'assessore Miccolis? Perché se il messaggio che vuoi lanciare è quello di non far preoccupare i cittadini, credi che stasera ci siamo riusciti.
Assessore, guarda, veramente, hai fatto una cosa bellissima, sono d'accordo con Gianni, hai fatto una cosa bellissima, potevi risparmiare quell'intervento finale dove dici che la colpa è vostra, si finiva, si votava, perché mo hai stimolato, io non volevo parlare per niente, io veramente non volevo parlare, si votava e si andava via. Adesso credo che con oggi si chiude completamente, spero, con il passato, perché si conclude un ciclo, bilancio di previsione, assestamento, riequilibrio, tratti, finisce il consuntivo, ma da domani governate voi, speriamo che non pensate più a noi. Grazie. Grazie consigliere Carparelli, a questo punto non dovevo neanche intervenire io, intervengo io, e avevo uno scritto che non avrei voluto leggere, però voglio dire, è per la correttezza. Con il rinvio operato nella seduta del 29/4/2013 abbiamo voluto assolvere al giusto diritto di ciascun consigliere comunale di avere un termine utile per l'adeguato approfondimento del documento come anche degli allegati. Ancora una volta, accogliendo il contributo del consigliere Carparelli, oggi dai banchi dell'opposizione particolarmente attento, che in occasione della riunione dei capigruppo evidenziava la carenza dei termini di legge, abbiamo voluto prediligere la necessità di garantire i diritti di tutti i membri del Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di opposizione, consentendo pertanto l'attuazione di quelle prerogative attribuite a ciascun consigliere dallo statuto, dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale. Questo è stato fatto. Quindi voglio dire, vabbè, questo non lo volevo fare, ma il rinvio è stato fatto per queste ragioni qua. D'accordo, vabbè. No, sono stato chiaro. Grazie a tutti. Prego, Sindaco. Spero di riuscire a mettere in ordine le sensazioni che abbiamo espresso oggi. Ringrazio il Presidente perché è quello che avrei detto io, e ringrazio il consigliere Carparelli per aver ricostruito fedelmente la verità dei fatti. Quindi, rispetto a quello che fu chiesto, fu osservato nella conferenza dei capigruppo, perché ci fosse il massimo rispetto di ogni singolo consigliere, personalmente abbiamo ritenuto di fare questa scelta che riconosciamo e nella quale ci riconosciamo. Tento di mettere ordine perché, ripeto, è opportuno comunicare ai cittadini che ci ascoltano quello che deve essere il messaggio che deve contenere questo momento di consuntivo. Ritengo che bene ha fatto l'assessore Perta a enunciare prima i numeri e poi a spiegare le scelte politiche, perché il consigliere Di Tano si lamentava che queste non fossero scelte politiche, fossero solo numeri, ma se non partiamo dai numeri non possiamo poi illustrare le scelte politiche. E perché sia chiara una volta per tutte, ripeto, parliamo di quello di cui avete già parlato, abbiamo già parlato, come ha detto giustamente, e sono testimone di questa scelta che abbiamo condiviso, con la gestione servizi noi abbiamo preso questa scelta, come abbiamo già detto lo scorso Consiglio Comunale, a maggio dell'anno scorso, nel corso della prima assemblea, come ha ben ricordato l'assessore Perta. E quando l'abbiamo esternata da subito, abbiamo avuto anche la capacità di motivarla e di resistere alle tante sollecitazioni che ci venivano fatte di rimanere, perché credevamo, perché la scelta era una scelta politica, era una scelta lungimirante, era una scelta che innanzitutto già presagiva la speranza di riuscire a fare il riordino,
proprio perché si riteneva di avere all'interno di questo comune professionalità tali da poter internalizzare il servizio. Abbiamo già detto, comunque ci permette anche di risparmiare del denaro che annualmente usciva fuori da questo comune, e soprattutto ci dicevamo, pensiamola questa scelta per non doverla fare all'ultimo momento, perché temevamo che questo momento potesse arrivare all'improvviso, e al contrario già da maggio abbiamo cominciato a strutturare questa scelta, perché l'essenza stessa della politica è di tentare di prendere una scelta oggi che sia valida anche domani e magari anche dopodomani. Quindi non c'è stata nessuna scelta elettorale, nemmeno a Conversano, per informazione, perché sono sicuro che queste sue osservazioni sono venute fuori da una mancanza di informazione. La proposta di delibera era ancora l'altro giorno di rimanere all'interno della gestione servizi, e come ha detto l'assessore Perta ci sono voluti 2 giorni di discussione a Conversano per emendare quella proposta e rimanere. Quindi penso che non sia stata, almeno a Conversano, una scelta elettorale, anzi. Anche noi Cattaro, un minuto prima che entrassimo in Consiglio Comunale, ci ha chiesto esplicitamente la copia delle nostre delibere di Consiglio Comunale. La qualcosa non ci può inorgoglire, perché ci dispiace che loro stiano facendo queste scelte in emergenza, perché noi almeno avevamo potuto, e abbiamo già dato seguito con la riorganizzazione, dare atto a una nostra decisione politica e ad attualizzarla. Perché poi passare attraverso la riorganizzazione, che non è stata fatta solo in quest'ottica, è stata fatta nell'ottica di migliorare tutte le professionalità presenti in questo comune e di migliorare il servizio reso alla comunità. Infatti vi ho detto già l'altra volta che abbiamo avuto anche il consenso entusiasta delle rappresentanze sindacali provinciali e locali, perché finalmente da eventuali risparmi che si dovessero fare dalla scelta della internalizzazione potrebbe ripartire anche il fondo dei dipendenti, che invece era praticamente azzerato da tempo. E io non mi sarei mai permesso, glielo dico senza polemica, consigliere Di Tano, non mi sarei mai permesso di andare a proporre a chi oggi ha delle cause di mobbing con questo comune, proprio per costume mio personale, ci tengo a ribadirlo, e per costume di questa amministrazione non avrei mai proposto una transazione nella fase. È indipendente, noi abbiamo preso questa scelta per razionalizzare i costi e per rivalutare e valutare al meglio le professionalità tutte di questo comune. Glielo voglio dire, non approfondisco nemmeno cosa avreste fatto voi, lo avete detto, no, noi non ci saremmo mai permessi, avremmo mortificato la persona e avremmo mortificato il lavoratore dal mio punto di vista. Può essere il mio, rimane il mio, sono felice che eventualmente rimanga il mio, ma il mio lo abbiamo condiviso con questa amministrazione, non ci saremmo mai permessi di andare lì a dire facciamo la transazione dei due giudizi. Abbiamo troppo rispetto della magistratura e abbiamo troppo rispetto degli uomini, delle persone e dei dipendenti, quindi ci tengo a dirlo, lo dico senza polemica perché stavo male, non avevo afferrato l'altro giorno, io pensavo che l'altro giorno fosse stato un suo dato tecnico che ci fosse sfuggito, in realtà adesso mi ha dato modo di chiarirlo. Quindi anche la scelta dell'IMU, sia chiaro una volta per tutte, perché anche l'altra volta poi facemmo confusione quando la spiegammo alla comunità e poi ci abbiamo messo 2 mesi a rispiegarla anche attraverso i rispettivi manifesti. È stata una scelta sofferta, ma una scelta calibrata, una scelta che appunto ci ha visto considerare quali sarebbero stati i problemi della prima casa. Sapevamo che fino a un certo tetto c'erano le esenzioni, sapevamo che in quel momento c'era e c'è ancora uno stato di recessione e le aziende sono le prime a soffrirne, per cui si ritenne di fare la variazione più bassa proprio per quelli che oggi vengono banalmente detti dalla stampa nazionale i capannoni.
Lo calibrammo allora noi, da neofiti, da esperti solo di Albero Bello. Siamo contenti di aver centrato, perché non è stato solamente centrare i numeri, è stato anche centrare le esigenze, anche il fatto stesso che ci siano stati pagamenti praticamente simultanei, vuol dire che siamo riusciti a non mettere in difficoltà nessuno. E i complimenti ci sono arrivati anche dagli altri comuni, perché basta andare a raffrontare il nostro dato con quello degli altri comuni, perché noi siamo stati tra i più bassi in assoluto, superati solo da chi effettivamente aveva problemi elettorali all'epoca. Quindi la lungimiranza, lo hanno accennato, ci sembra oggi premiata proprio da quello che è l'atteggiamento del governo nazionale, perché come noi ritenemmo di fare un minimo di aumento sulla prima casa, considerando appunto le problematiche collegate alla prima casa, e ci rendemmo conto che per fortuna per le prime case c'erano le esenzioni, per cui anche quello 0,80 avrebbe potuto incidere in determinate situazioni, 10, 20, 60, 70 euro a seconda dei parametri, siamo contenti di averlo fatto, contenti perché sapevamo di aver dovuto approntare questo sistema nel momento in cui lo Stato ci aveva detto che rispetto al bilancio preventivo non sarebbero arrivati oltre 400.000 euro. E siamo contenti di non aver nemmeno fatto un avanzo, perché questo vuol dire che siamo stati capaci di centrarla. Saremmo stati in difficoltà oggi ad avere un avanzo superiore a quello che oggi abbiamo avuto, che è il minimo indispensabile, perché avrebbe voluto dire che avevamo prelevato più del necessario dalle tasche dei nostri concittadini, dalle nostre tasche stesse. Quindi è solo questo. Il fatto di aver aiutato anche le aziende a tutelare i livelli occupazionali con lo 0,50 ci soddisfa. Ci fa capire che siamo alberobellesi fino in fondo e conosciamo tutto il tessuto sociale di Alberobello. Perché io ricordo a me stesso, quando ci fu lo scambio delle consegne, ci illudemmo per un momento che Alberobello era un paese ricco, un paese dove il reddito pro capite, e ci dicemmo però da allora in poi che tutte le persone che vengono quotidianamente qui a 50 anni hanno perso l'unico posto di lavoro, e non è come quando lo perdi che già è grave a 27, a 30 anni che rispondi solamente a te stesso, ma quando ti senti addosso la responsabilità di una famiglia e di figli, vi posso garantire che essere in quella camera non è facile, assolutamente. Quindi contestualizziamo anche quello che sta succedendo e ricordiamocelo sempre, rimaniamo sempre sensibili a questo, e se possibile scrogliamoci di dosso appunto anche le contrapposizioni politiche in riferimento a questi argomenti. La crisi dell'edilizia è di oggi, è su tutti i giornali. Per fortuna non avevamo bisogno di far sentircelo dire dai giornali, un'analisi costante da parte di questa amministrazione ce lo aveva segnalato sin da allora. Quindi anche in questo senso pensiamo di aver fatto delle scelte politiche lungimiranti, e solo così non siamo rimasti con le mani in mano quando politicamente, ma da alberobellesi, ci siamo posti al servizio del territorio in riferimento alla difesa dell'ospedale di Putignano, che è l'ospedale di Alberobello, con la costituzione del comitato intercittadino, quando siamo stati il collante della scelta del giudice di pace che ha accorpato a Putignano i due mandamenti che non volevano accorparsi. Oggi lo possiamo dire, il collante è stata questa amministrazione. Nella città metropolitana siamo entrati da protagonisti, questa amministrazione è una delle 9 che rappresenta tutti gli altri 41 comuni, e siamo stati l'unica amministrazione probabilmente che ha fatto una delibera non attendista, conforme alla legge e precisa, e che abbiamo spiegato a tutti i cittadini, dando voce anche alle rappresentanze politiche che oggi non sono rappresentate in questa assise. L'Aro, penso che abbiamo già portato un ottimo risultato, a che un Aro che non esisteva, perché era un Aro che vedeva Alberobello accomunato a Monopoli e a Polignano, oggi che hanno due territori totalmente diversi,
e che soprattutto avrebbero visto gravare di costi il servizio di questa cittadina, abbiamo ritenuto e ci siamo imposti e l'abbiamo ottenuto che le ARO passassero da 5 a 6 e quindi la nostra ARO comprende i comuni più affini a noi, come Locorotondo, come Castellana, come Putignano e come Noci, e non distanti e completamente diversi come Monopoli e Polignano. Penso che nel momento in cui andremo ad approvare il disciplinare e, se Dio vuole, anche a dare questo servizio, questa scelta di oggi avrà i suoi riverberi in termini di risparmio ed efficienza del servizio. Idem dicasi per Lato, anche per Lato. Abbiamo scelto di essere protagonisti e siamo rappresentati alla vicepresidenza del Lato. Quindi riteniamo di aver fatto tutto quello che c'era da fare. Riteniamo di averlo fatto con grande coscienza, con grande attenzione, con grande sensibilità. Quindi non andiamo oltre. E per tornare all'ultimo appunto, del 21 maggio, l'assemblea della gestione servizi, quell'assemblea l'ha chiesta noi Cattaro proprio per avere certezza di quello che stava succedendo e proprio perché temeva di non fare in tempo a far partire l'evidenza pubblica, perché proprio questa amministrazione ha sollecitato che ci fosse il rispetto dei tempi in quella cosa. E quindi non abbiamo fatto nulla di che se non portare ulteriormente chiarezza e guadagnare ancora tempo, perché, come ripeto, la nostra delibera adesso l'hanno voluta Conversano e l'ha voluta noi Cattaro, che deteneva il 38% delle azioni e che chiaramente ha dovuto comprendere, e loro dovranno improvvisare. Noi abbiamo già parzialmente risolto il problema, abbiamo già dato conseguenza alle nostre scelte. Quindi questo ce lo dobbiamo dire con grande franchezza, con grande pacatezza e con grande umiltà. Stavo per dire orgoglio, no, e devo dire che questa amministrazione si sta caratterizzando per l'umiltà con cui lavorano tutti gli assessori e tutti i consiglieri che sono presenti ogni giorno sulle strade di questo Paese ad affrontare e a segnalare i problemi di questo Paese. Dalla segnaletica che sappiamo di dover immediatamente ripristinare, che vede il consigliere Susca sempre attento, alla Correggia, al problema delle antenne con il consigliere Ignisci, il problema delle guide turistiche che non interessa solamente l'assessore ma viene monitorato costantemente dal consigliere Greco. Piero Carucci è sempre sul territorio, l'assessore Ricci ha seguito e segue anche il patto Polis, che vorrà dire recuperare dei residui di fondi pubblici e razionalizzare le opere pubbliche, perché continuiamo e porteremo a termine tutte le opere pubbliche. L'assessore Labate, che monitorizza e vive la grande realtà del riconoscimento UNESCO per portarla ancora di più all'estero. E di pochi giorni fa l'avvio dell'accordo anche per il gemellaggio con Aran, oltre alla tutela puntuale del sito. L'assessore Miccolis, che si sta dedicando a dare alle nostre future generazioni uno sport vivibile e per evitare che anche la nostra squadra di calcio vada a Noci a giocare, speriamo a breve. Giuseppe, che ci insegna ogni giorno qualcosa, e lo ringrazio dell'ultimo messaggio, che riteniamo umilmente che sia stato un gesto di grande democrazia come ci fu chiesto e di grande informazione come abbiamo ritenuto di andare a fare. E poi oggi, nello scorrere, arrivo per ultimo a Mimmo Perta, che di tutte queste decisioni è stato il vero motore, e se oggi i conti sono in ordine, se oggi i conti continuano ad essere in ordine perché ha saputo innestarsi su una previsione di bilancio fatta da voi, penso che fatta dalla vecchia amministrazione, penso che dobbiamo tutti rendergliene atto, perché non penso che sia facile per un assessore al bilancio innestarsi su una previsione di un'altra amministrazione, come ha detto il consigliere Lippolis, passare attraverso tutti i passaggi burocratici e riuscire a centrarla, perché dell'anno passato
i 7 mesi di amministrazione nostra sono stati gestiti mirabilmente dall'assessore Perta, anche in considerazione di quelle che erano le scelte preliminari dei primi 4 mesi. Per cui io affido al voto di questa assise, di questo consiglio, questo consuntivo, con queste consapevolezze di serenità, di ordine, di tranquillità e di consapevolezza che tanto si è fatto, tanto si può fare e tanto si dovrà fare, sempre con grande attenzione a quelle che sono le esigenze di ogni singolo cittadino in un momento così difficile come quello attuale. Grazie. Grazie Sindaco. Possiamo passare alla votazione. Ah. Sì. Sì, sì, prego, prego. Esprimiamo un voto contrario al bilancio consuntivo 2012 per tutte le valutazioni politiche, programmatiche fatte negli interventi dei colleghi e da me stesso, ed in considerazione del fatto che quell'impostazione di quel bilancio di previsione tecnico che noi avevamo fatto, poi di fatto per esigenze della maggioranza ha subito delle modifiche attraverso sia l'assestamento che il riequilibrio. Quindi, insomma, voglio dire, e siccome noi sull'assestamento e sul riequilibrio avevamo già votato contro, mi sembra in linea e in coerenza con quello di votare contro anche al consuntivo. Grazie consigliere Lippolis. Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore? Ah. Ovviamente. Capogruppo, un attimo. Sì. A fine della discussione, ovviamente, il gruppo di Alberobello Futura dichiara favorevole il voto. Grazie capogruppo Carucci. Passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? I 5. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? I 5. Grazie a tutti e sciolgo la seduta. Buonasera.